Sono molto felice di essere qui con il dottor Caprioli, che è il protagonista di questa serata, autore del libro Cellino 900. Dottore, un'emozione essere presentato da Bruno Vespa, devo dire che sono in pochissimi che possono dirlo. Sì, è una grande emozione, soprattutto questa serata insieme con tanti ospiti illustri, poi sostanzialmente. È un'emozione stare qui in questo ambiente prestigioso, questa è una delle cantine più belle d'Italia, stare a fianco dei miei conterranei che amano almeno come me, se non più di me, questa terra, come Albano, come il presidente Maci, i quali in un certo qual modo, ecco, sono quelli che nel libro vengono indicati come la prospettiva per un cambiamento della nostra realtà. La nostra realtà è una realtà fondamentalmente contadina. Bene, loro hanno capito sostanzialmente dalla tradizione contadina tre cose fondamentali, che innanzitutto bisogna capire per trasformare, e poi la trasformazione deve essere, come dire, volta al miglioramento della situazione. Io credo che la sintesi in un certo qual modo di questo lungo percorso, che è stato un percorso doloroso fatto di lotte, un percorso doloroso fatto di morti, di tante situazioni che, come dire, hanno visto sulla scena di questo paese tanti drammi, però in un certo qual modo è venuto fuori una trasformazione tale, e questo è venuto in virtù, come dire, della presenza della forte vignetazione che è avvenuta nella storia di Cellino, è avvenuta una trasformazione che ci porta oggi ad essere più ottimisti per i confronti del futuro, più di come lo siamo stati in passato. Assolutamente, devo dire che un bellissimo intervento, ma parlavamo anche prima del discorso cooperativistico, perché oggi cooperative sane come questa ce ne sono poche, possiamo dire che è un fiore all'occhiello non solo di Cellino ovviamente, ma di tutto il sud Italia. Questo sicuramente è un merito di Angelo Maci. Angelo Maci è un grandissimo imprenditore, guarda, lui poteva fare come ha fatto Albano per esempio, no? Cioè fare la sua azienda, perché viene da un mondo di produttori, di commercianti di vino, che in un certo qual modo poteva farlo in solitaria questa cosa. Lui invece ha creduto nel mondo della cooperazione, ha creduto nel mondo dell'assemblare insieme le forze dei produttori, e a queste dando una prospettiva, dando una strada, indicando qual era la via da perseguire. Per questo motivo Cantina di Palma è diventata una tra le più prestigiose cantine d'Italia. Albano ha seguito un altro percorso, come dire, ha fatto la sua azienda, ha mandato avanti la cosa, però entrambi in un certo qual modo essi sono i testimoni di Cellino San Marco nel mondo. E quando si va in giro oggi si dice siamo di Cellino San Marco, io, come dire, sono di parte, dico, è la capitale della Puglia, volevo dire di più, sono la capitale. E loro mi dicono è il paese di Albano, sì, oggi mi dicono anche è il paese di Cantina Due Palme, come dire, questa provincia ha anche bisogno di persone che siano fiere del luogo che abitano, perché non sempre è così, non in tutte le province, non in tutte le città. Ma guarda, la fierezza è una tradizione contadina. La fierezza viene dalla tradizione contadina, il tentativo di perseverare in una strada, di credere formalmente in una strada. Dicevo prima, Angelo Maci poteva trascorrere una vita in tranquillità, invece ha voluto costruire una grande cooperativa, assemblando insieme tanti soci. Lo stesso Albano Carrisi aveva sposato la figlia di Daron Power, voglio dire, non poteva benissimo andare via, invece qui aveva le sue radici, qui ha fondato tutta quanta la prospettiva della sua vita. Ho sentito che questo libro, che mi sono informato, lo devo dire, non siete gli spettatori, che questo libro in realtà è il sequel del libro precedente, in cui lei raccontava la storia di Cellino in un secolo prima. Adesso ho scritto questo libro che arriva fino al 1970. Ci sarà un terzo libro, immagino, fino ai giorni nostri. Ma credo di no, perché poi la storia, sai, ha bisogno di una prospettiva lunga, delle cose. Il primo libro ha raccontato le trasformazioni agrarie e fondiarie che si sono avute dal 1750 fino alla fine del 1800. Questo rappresenta la continuazione di quel discorso, le trasformazioni che si sono avute dagli inizi del Novecento fino al 1000, che è una storia straordinaria, tanto interessante, che è la storia, come dire, di un piccolo paese, certo sì, ma è l'emblema del percorso di tanti paesi di terra d'Otranto che magari ancora fino adesso non hanno trovato, però qui a Cellino possiamo dire, grazie ad Albano, grazie ad Angelo Maci, ha trovato una via da percorrere, da tracciare e di sperare, come dire, in un riscatto di questa terra.